Ultima giornata del campionato di Serie D, un torneo lungo che potrebbe ancora riservare parecchie sorprese. Campionato da decidere in alto, il proscenio sarà il Rubens Fadini di Giulianova, dove il Cesena proverà a chiudere i conti contro i giallorossi. Per farlo basta un punto, esattamente come quello che occorre anche alla squadra di Bolzan per avere la matematica certezza di disputare anche il prossimo anno il campionato di D. Ancora senza Napolano, ma il più può dirsi fatto. Dall'altra parte i bianconeri saranno senza lo squalificato Campagna. Un buon voto quello per la compagine giuliese, partito con marce molto alte ma che ha dovuto rivedere nella seconda parte le proprie aspirazioni, anche considerando l'impegno in Coppa Italia, perduta quasi sulla linea del traguardo nella semifinale col Messina. Chi spera che il Giulianova possa fare bottino pieno il Matelica dietro 3 punti in classifica e che riceve la visita di un Isernia impelagata a quota 34 punti e che spera di evitare la retrocessione diretta rifugiandosi nei play-out. Tutto passa però anche da Sant'Arcangelo di Romagna, dove si reca un notaresco ormai uscito dalla lotta per i play-off e che senza lo squalificato Dalmazzi, espulso domenica a 3 giornate di stop per lui, darà spazio ad una formazione probabilmente ancora più baby di quanto non abbia fatto finora. Rosso-blu che hanno subito tutti per 2/3 di torneo fino alla flessione conclusiva che ha ridimensionato un po' le aspettative di una piazza che agli spareggi aveva fatto la bocca. Nel lotto delle 4 per i play-off si è inserito il Francavilla, che deve difendere assolutamente la posizione al Vallenzuca contro la Savignanese. Con una vittoria, Racchini e i suoi sarebbero matematicamente qualificati per la fase successiva. I romagnoli avranno pochissime velleità e certamente dal punto di vista delle motivazioni, ma non solo, i giallorossi partono favoriti. Ma la gara da cui passano parecchi dei destini di bassa classifica si gioca al De Marsi, dove l'Avezzano affronta un Pineto ormai certo di partecipare alla fase 2 della stagione, ma in cerca del miglior piazzamento possibile nella griglia e senza Pepe, appiedato per ben 7 giornate dopo l'espulsione rimediata domenica pomeriggio contro la San Maurese, decisione questa appellata proprio dalla società del presidente Brocco. Ma in Forlì e Recanatese, che si gioca parecchi chilometri più a nord, si incrociano esattamente gli stessi interessi. L'Avezzano a quota 39 ha un punto in meno dei Galletti e i Leopardiani uno in più dei biancoazzurri di Amaulo. Alla squadra di Colavitto serve una vittoria e poi potrà vedere cosa accade al Morgagni, sperando che i risultati girino a proprio favore. Altro scontro delicatissimo quello del rinnovato Civitelle di Agnone. Lì si reca la vastese di Aldo Papagni, che ha quota 42 punti ed è reduce da una sconfitta sanguinosa proprio con l'Avezzano 7 giorni fa. 90 minuti con una serie incredibile di possibili combinazioni per l'ultima delle 38 giornate di un campionato che può ancora riservare tantissime emozioni.